Allerta moderata di grado 2 per il VCOE e l'Alto Novarese nelle prossime 36 ore. Questa è l'indicazione del nuovo bollettino ARPA. Attese piogge a tratti anche intense, specialmente nel pomeriggio di giovedì. Si temono limitate esondazioni e frane, quota neve a 1500-1900 metri. Il Lago Maggiore resta sorvegliato speciale alla luce delle precipitazioni previste. La Rona si prepara ad affrontare l'esondazione. A Villa, dopo la tromba d'aria, situazione sotto controllo. A Villa d'Ossola l'alert system istituito dall'Unione Montana delle Valli dell'Ossola per comunicare le emergenze in caso di maltempo non ha funzionato nessuna allerta su telefonini né telefoni di casa. A dire il vero, la perturbazione era stata annunciata da tutti. Ora, mentre si contano i danni, si dovrà capire perché il sistema ha fatto flop. Vedrò di accertare cosa è successo, dice il sindaco Bruno Toscani. È stata condannata a 1 anno e 4 mesi con la sospensione condizionale della pena e la non menzione la donna di 57 anni di Arona che nell'aprile del 2016 a bordo della sua auto investì sulle strisce pedonali Antonio Prandi di 74 anni per le accuse di omicidio stradale. Il giudice Fornelli ha disposto anche la revoca della patente con divieto di conseguirla per i prossimi 5 anni. L'incidente era successo sulle strisce pedonali di via Montegrappa. Presentato il progetto Palazzo Cioia, bene comune, 150.000 euro per intervenire sulla manutenzione straordinaria delle coperture. Il Comune di Verbania ha presentato una richiesta di finanziamento alla Fondazione Comunitaria del VCO per accedere ai bandi emblematici. Si tratterebbe di ottenere il 50% dell'importo per i lavori. Obiettivo del Comune è quello di ricavare all'interno della struttura uno spazio dedicato all'attività turistica, oltre che al mondo dell'associazionismo di Suna. Compie 20 anni quest'anno il premio letterario Modei Zorini, un'istituzione per la città di Arona. La cerimonia di consegna è in calendario per il 30 novembre. Quest'anno i riconoscimenti andranno al pittore Ugo Nespolo e al giornalista Furio Colombo.